Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un kit composto da una salpa che compone il nostro corpo borsa, più due pezzi che ci serviranno per irrigidire i laterali, tre gomitoli di cotone. Io ho utilizzato il cotone estate, mi sono bastati i tre gomitoli per fare i due laterali, tutto il contorno di bordatura, nappina frontale, tutto quanto. Quindi ho avanzato il colore arancio, quello che ho usato di più, ne ho avanzato pochissimo, mentre degli altri due gomitoli ne ho avanzato anche abbastanza. Un pezzo di tessuto che ci servirà per rivestire la salpa, un manico di bambù, un metro di passamaneria, gli attacchi a ponticelli e una chiusura calamita. Per questa borsa abbiamo realizzato anche dei kit dove appunto trovate tutto questo materiale messo insieme ad un prezzo vantaggioso, altrimenti potete anche prendere tutti i pezzi singoli e poi montarli come desiderate per realizzare la vostra borsa. Come sempre, tutto il materiale è acquistabile sul sito www.merceriamani.it, in descrizione trovate i link. Allora, prendiamo la nostra salpa e andiamo a bordarla tutto attorno con un gomitolo di cotone. Io utilizzerò l'arancione e andiamo a fare tutto un giro di maglia bassa. Quindi facciamo il nostro cappietto, ci inseriamo in un foro qualsiasi della nostra salpa, quindi come entrassimo in un fondo di una borsa, per dire, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassa. In questo modo rientriamo nello stesso foro e facciamo una seconda maglia bassa. Faremo due maglie basse per ogni foro, quindi entreremo sempre due volte in ognuno e faremo due maglie basse. In questo modo dobbiamo bordare tutto il perimetro del nostro pannello di salpa. Una volta arrivati sul foro dell'angolo, facciamo sempre le nostre due maglie basse in questo modo. Poi ne facciamo altre per curvare. Quindi procediamo, ne facciamo ancora una, tre, e un'altra che fa quattro, in modo da coprire tutto l'angolo. Una catenella e poi rientriamo nello stesso foro e ne facciamo altre quattro. In questo modo, in modo da fare l'angolo perfetto e per poter girare. Adesso riprendiamo a lavorare due maglie per ogni foro per tutto l'altro lato. Qui faremo di nuovo 4 maglie, una catenella e 4 maglie sull'angolo e così via, fino ad aver bordato interamente il nostro pannello. Guardate, una volta terminato di bordare tutto il pannello, sono andata a prendere il pezzo di stoffa e l'ho, tra virgolette, imbastito, ho puntato gli spilli e poi ho messo le mollette per vedere come risulterebbe una volta messo sulla salpa. Questo è il risultato, vedete, che dobbiamo ottenere. Quindi sono andata a prendere il pezzo di stoffa e l'ho ripiegato sotto, in questo modo. E poi sono andata a posizionarlo esattamente nella misura del rettangolo di salpa, lasciando, come potete vedere, il bordino dei punti che abbiamo fatto che esce fuori in questo modo. Adesso vi faccio vedere come andremo ad incollare la stoffa alla salpa, ok? Quindi fondamentale, mi raccomando, è che la stoffa non copra il bordino del punto della maglia bassa, perché ci servirà per attaccare la mattonella laterale. Abbiamo fatto questo giro di bordatura proprio apposta. Adesso, per diciamo orlare la stoffa, o la imbastite in questo modo, andate sotto la macchina da cucire e cucite facendo proprio come se fosse un orlo, quindi gli fate un giro di piccatura, oppure se non volete cucire, possiamo benissimo andarla a incollare, vi occorrerà del nastro biadesivo. Adesso vi faccio vedere come. Quindi partiamo da questo lato, vado a togliere le mollette che ho messo, lo giro dietro, questo è il risvolto che io sono andata a fare. Quindi lo alzo,
in questo modo. Vado a mettere il nastro di adesivo e ripieghiamo la stoffa in modo il risvolto è che da qui non si muove più, è fisso. Ok? Quindi andiamo a ripetere lo stesso procedimento con gli altri lati. Quindi adesso andrò a togliere le pinze, metterò il biadesivo e andrò a far aderire gli altri tre lati. Allora, una volta che abbiamo messo il biadesivo dappertutto e quindi abbiamo fatto, diciamo, il nostro bordo orlato, non ci resta che andare a incollare il pannello di tessuto al supporto in salpa. Allora, per fare ciò io utilizzo la colla artiglio, ma potete utilizzare una qualsiasi colla da tessuti, la colla Gutermann o quella che avete a disposizione. Io andrò a incollare il pannello su tutta la stoffa perché voglio farvi vedere queste soluzioni dove non prevedono molto cucito, dato che so che molte delle persone che mi seguono, ecco, non sono molte amanti del cucito, ma questo non toglie che come l'orlo si poteva fare cucendolo e non mettendoci il biadesivo, allo stesso modo potete cucire anche appunto invisibile a mano il tessuto al bordo che abbiamo fatto di maglia bassa. Quindi volendo, se non vi piace incollarlo e volete cucirlo, tranquillamente potete cucirlo. Io vi faccio vedere adesso invece come faccio a incollarlo. Quindi tolgo alcune delle mie mollette, ecco, magari le rimetto così. Vado a incollare una parte per volta, quindi alziamo un po' col tessuto. Incominciamo andando a mettere un poco di colla. Guardate, una volta incollato il pannello di stoffa sono andata a fare la stessa cosa con la fodera all'interno, quindi ho preso un pezzo di fodera, sono andata sempre col biadesivo a fissare all'interno il pannello, vedete come vi ho fatto vedere prima, lo sono andata a posizionare esattamente di misura e adesso non posso incollarlo perché questa stoffa, questo foderame non permette di essere incollato, quindi andrò a cucirlo qui puntando nei punti diciamo che abbiamo lavorato all'uncinetto. Quindi con il filo, adesso vi farò vedere, con l'ago il filo andremo a fare tutto un punto di cucitura a mano dove attaccheremo la fodera. Stessa cosa per quanto riguarda le nostre mattonelle, io ho realizzato queste due mattonelle che saranno i miei laterali, dovremo andarle a irrigidire con un pannello di salpa. Il pannellino di salpa è questo qua, io vado a foderarlo, dato che la mia mattonella è, vedete, abbastanza bucata, vado a foderare la salpa da entrambi i lati, quindi sono andata a tagliare sempre un rettangolino di fodera, sono andata sempre col biadesivo, l'ho bordato tutto, dopodiché andrò a fermarlo così, vedete che rispetto alla mia salpa ho lasciato la fodera molto abbondante, da una parte e dall'altra vedete che è molto abbondante, adesso andremo a chiudere, diciamo, a panino
il mio laterale. A mano sempre andrò a cucire, o qui se volete anche a macchina, passate solo sulla fodera che avete lasciato abbondante sui quattro lati, quindi non passate sulla salpa, cucite sempre solo il tessuto, la parte diciamo esterna che avete lasciato, io lo farò tutto a mano. Andremo a fare questa cucitura in modo da chiudere il pannello in questo modo tra i due strati di fodera. E dopodiché andremo sempre nello stesso modo a cucirci la nostra mattonella sopra. Quindi una volta che abbiamo fatto diciamo il panino, vedete che andremo a posizionarci la nostra mattonella e andremo a cucirla sopra in questo modo. Quindi adesso vi faccio vedere, ho preso un ago con del filo Gutermann, quindi di poliestere, e andiamo a cucire tutta la fodera. Allora, prendiamo la nostra fodera qui in questo modo, entrando diciamo in orizzontale, così. Dopodiché andiamo a inserirci qui nella parte diciamo del punto fatto all'uncinetto e tiriamo, rientriamo così in orizzontale. Andiamo qui a puntarci nel punto quindi entriamo così in orizzontale nella stoffa e poi andiamo a prendere diciamo qui la parte lavorata all'uncinetto. E in questo modo devo andare a cucire tutto il perimetro della mia fodera, andrò a cucire anche i laterali e anche la mattonella al pannello di salpa foderato. Quindi nello stesso identico modo che abbiamo visto qui dovremo andare a cucire tutto qua e tutti gli altri pezzi. Se volete, dato che anche qui con la colla però vedete che il lato un pochettino sul bordino si alza, io non volevo mettere più colla perché ho paura poi di diciamo che mi fuoriesca, quindi non volevo metterne tantissima. Potete nello stesso identico modo andare a cucire sempre a mano, come abbiamo visto, anche il pannello di fuori. Quindi punterete diciamo così in orizzontale nella stoffa e poi andrete a prendere diciamo il punto in questo modo all'uncinetto e andrete a cucire anche il pannello sulla bordatura esterna, che secondo me resta comunque la cosa migliore, resta un lavoro definitivo. Allora, guardate, ho foderato anche i pannelli, come vi facevo vedere, quindi con la salpa all'interno e gli strati di fodera in questo modo. Qui, dato che io ho questa mattonella con questo disegno molto bucato, qui traspare la fodera e questo è il risultato. Ho foderato il pannello e vedete che qui è tutto ricoperto di fodera in questo modo e adesso andiamo ad assemblare, non ci resta che andare ad assemblare tutte le parti. Quindi riprendiamo il nostro uncinetto, prendo il cotone arancione che è lo stesso con cui ho fatto il bordo qua, prendiamo tutto il punto da una parte, quindi tutto il punto diciamo della mattonella, tutto il punto arancione del bordo della salpa in questo modo nel nostro pannello, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché mi sposto al punto seguente, quindi prendo tutto il punto, prendo tutto l'altro punto, passo il filo e faccio una maglia bassa ancora. Per ogni punto della mattonella corrisponde un punto del pannello e quindi dobbiamo procedere in questo modo. Andiamo ad attaccare tutto questo lato, dopodiché attaccheremo tutto l'altro lato e per ultimo tutto questo. Ok, quindi procediamo in questo modo ad attaccare la mattonella e poi l'altra nello stesso ugualmente dall'altra parte.
Allora, guardate, ho terminato di attaccare tutti e due i laterali e adesso non ci resta che andare a terminare mettendo il manico e le rifiniture finali. Allora, per mettere il manico ho inserito il ponticello ha le alette, quindi vanno spinte all'interno e chiuse. Io l'ho messo che prenda anche la salpa, non ci ho pensato di farlo prima e quindi ho dovuto bucare anche la fodera, mannaccia, non ci ho veramente pensato. Adesso vedo come coprire le alette che non si vedono, magari ci metto una passamaneria all'interno. Quindi ho fatto due forellini, ho inserito, vedete, il ponticello e l'ho chiuso. Secondo me sarebbe meglio che il ponticello prendesse la salpa perché così non si muove, resta ben fisso. Vedete che se anche tirate non si muove. Se invece prende solo il cotone, vedete che la mattonella si stacca dalla salpa, quindi ha questo gioco e secondo me è un po' meno robusto, oltre che un po' meno bello esteticamente da vedere. Quindi effettivamente il ponticello forse andava fissato prima di foderare, quindi quando avevamo la prima di tra uno strato e l'altro di fodera, ecco. Adesso per me è andata così, vediamo come coprirlo. Penso che ci metterò o una targhetta oppure ci metterò una passamaneria all'interno come rifinitura. Quindi penso che farò così, adesso vediamo. E quindi sono andata a fissare i ponticelli. Adesso vediamo come mettere il manico. Allora, il manico di bambù ha una vitina qua, quindi vi occorre un cacciavite. Dovete svitare qui la vite in questo modo. Così viene via il perno, viene via tutto il gancio. Andate a inserire il gancio nel ponticello, rimettete qui il manico e andate a reinserire la vite in questo modo e la andate a richiudere. Dovete fare questo da una parte e dall'altra. Ed ecco che abbiamo fissato il nostro manico, quindi adesso la borsa andrà a chiudersi in questo modo. Qui al centro andremo a cucire una chiusura a calamita, che sarà, diciamo, la chiusura della nostra borsa, e questo è il risultato. Quindi il laterale si stringe in questo modo, qui ci sarà la calamita e abbiamo ottenuto la nostra borsa con la nostra mattonellona, che mi piace veramente tantissimo, spero anche a voi. Adesso andremo a farci come chiusura una nappina che penda qua sul davanti, una nappa un po' grossa, e l'andremo a realizzare col cotone. Allora, vi occorre innanzitutto un cartone, della lunghezza con cui volete fare la nappina. Allora, io voglio una nappina, come vi ho detto, bella importante, quindi vedete che tenga quasi tutto il davanti della mia borsa, quindi molto grosso, quindi ho preso un cartone, che è, ripeto, un 15 centimetri, quindi veramente molto grande. Dopodiché andremo a prendere il nostro cotone. Io vado a prendere il gomitolo di arancione, quello che ho avanzato. Quindi vedete, è tutto questo. Ho avanzato questo qui del mio gomitolo di arancio. Quindi i gomitoli che vi occorrono per fare le mattonelle, io ne ho usati tre in totale, quindi uno per colore, sono stati più che sufficienti per fare tutto. Degli altri due colori ne ho avanzati addirittura di più. Quindi prendiamo il nostro cartone, andiamo a metterci sopra il filo e giriamo tante tante volte. Allora, una volta che avete riempito, diciamo, il cartone con tanti giri, fino a quando avete una consistenza, diciamo, che viene già una bella nappina, che sia bella piena, andiamo a prendere sempre il filo arancio, infiliamo l'uncinetto, facciamo il cappietto. In questo modo ho infilato l'uncinetto attraverso tutte le maglie così del cartone, estraggo il mio cappietto in questo modo, così, e vado a chiudere facendo una maglia bassissima in questo modo. Così adesso andiamo a sfilare tutto dal cartone in questo modo, ma io qui ho chiuso, diciamo, vedete, tiriamo bene e ho ottenuto di chiudere, diciamo, la mia matassa così.
Una volta che questa è chiusa, andiamo a fare una serie di catenelle. Ne ho fatte 10, ritorno qui nello stesso punto e chiudo facendo una maglia bassissima. In questo modo sono andata a creare una sorta di pendaglio, vedete, una sorta di asolina di pendaglio che poi andremo a fissare alla nostra borsa a cucire. Quindi ci serve giusto come attacco. Una volta arrivati qui, chiudiamo, tagliamo. E voilà, e il nostro cappietto l'abbiamo fatto. Adesso apriamo di nuovo ben bene la nostra matassa, la pettiniamo in questo modo. Andiamo a prendere il filo avanzato colore cru e vado a fare un bel po' di giri qua per, diciamo, chiudere bene la nostra nappina. A questo punto tagliamo il filo, vado a prendere il cappietto di inizio e vado a fare un bel nodino per fissarlo e per chiudere bene. Taglio le codine e vado a nascondere l'eccedenza qua sotto. In questo modo. Adesso vado a prendere un bel paio di forbici taglienti e andiamo a tagliare tutta la parte qua sotto, quindi qui faremo un bel taglio per dividere le codine e poi andremo a pettinare ulteriormente la nostra nappina e voilà, l'abbiamo praticamente realizzata. Guardate, ho terminato di realizzare la borsa, questo è il risultato finale. Sono andata a cucire la passamaneria qui in punta, quindi da questo lato e dall'altro. Sono andata a fissare la mia nappina, quindi ho cucito le catenelle qui in modo che, diciamo, possa fungere come se fosse una specie di chiusura. E qui dentro all'interno ho messo la calamita. Quindi questo è quanto. Sono soddisfatta del risultato. È una borsa di per sé non molto difficile da realizzare perché di lavorazione all'uncinetto ci sono solo le mattonelle e che ognuno è libero di realizzare come desidera. È un po' più complicato e magari non adatto proprio a tutti o chi ha le prime armi l'assemblaggio, perché è già una delle borse forse che per assemblare il tutto richiede tanti passaggi, richiede molto cucito, comunque anche se abbiamo cercato di farci aiutare dal biadesivo, dalla colle e quant'altro, però comunque un po' di cucito serve, e quindi le rifiniture, ecco, queste possono essere quelle che costituiscono il maggior, diciamo, la maggior difficoltà. Ciononostante sono contenta del risultato, spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarla, mi raccomando, aspetto sul gruppo di Facebook Mario l'amico uncinettino, oppure sul nostro profilo Instagram, le foto delle vostre creazioni. Un bacione.